Buongiorno dal TG1. 6 mesi dopo la chiusura delle scuole, gli studenti tornano oggi in classe. Si tratta di un primo test dopo il lockdown. Cominciano infatti i corsi di recupero per 500.000 ragazzi che avevano insufficienze in alcune materie. Da un lato l'emozione di ritrovare professori e compagni, dall'altro le nuove regole anti-Covid da rispettare. Il servizio è di Carlotta Manno. La materia che ho avuto è informatica. Spagnolo e inglese, in realtà pure fisica, però non c'è il corso di recupero, quindi anche fisica. Tutti promossi a giugno e oggi si torna in classe con l'inizio dei corsi di recupero degli apprendimenti per le materie insufficienti. Una prova generale di ripartenza per circa il 20% degli studenti che si è svolta sia in presenza che a distanza, là dove alcuni istituti sono ancora alle prese con l'organizzazione di classi e spazi. Siamo qui per fare i corsi di recupero ai ragazzi che l'anno scorso, durante la didattica a distanza, hanno avuto qualche problema. Puntuali da nord a sud, questa mattina eccoli con le procedure di sanificazione, autocertificazioni per accedere in presenza. Non sono mancate le defezioni. Oggi erano previsti 34, abbiamo già visto che c'è qualche assenza e faremo quindi ovviamente contattare le famiglie per capire, diciamo, come mai i ragazzi non siano venuti. La guardia resta alta nelle scuole di tutta Italia, ma il sentimento più comune di professori e alunni è la felicità di varcare di nuovi cancelli. Io sono contenta di tornare in presenza. Un po' preoccupata, ma sono contenta di tornare in presenza. Corsi di recupero da oggi fino al 14 settembre che si concluderanno con una verifica degli apprendimenti in data da definire, data che varierà da istituto a istituto, ma anche lezioni per i ragazzi promossi per concludere il programma dell'anno rimasto incompleto. Queste lezioni potranno iniziare sia prima dell'avvio ufficiale, sia ad anno scolastico iniziato durante le ore curricolari. Vengono sviluppati, spiegati parti mancanti del programma, proprio perché non c'è stato il tempo, soprattutto nelle prime classi, di svolgere tutto il programma, proprio perché la costruzione di un rapporto docente-studenti richiede più tempo. E ora andiamo in diretta al liceo Giulio Cesare di Roma, dove c'è...